L'agricoltura e l'allevamento sono oggi sotto accusa per le elevate emissioni, rappresentano circa il 18% dei gas serra emessi a livello globale. Tuttavia non dobbiamo dimenticare che agricoltura e allevamento vengono svolti negli stessi luoghi in cui l'anidride carbonica viene assorbita e stoccata, cioè nelle comunità rurali. Per cui più di che parlare di emissioni, dobbiamo parlare di bilancio fra ciò che viene emesso in termini di gas climalteranti e ciò che viene assorbito dai sistemi agrosilvopastorali, sempre a livello globale. Per cui, se facciamo bene i conti, vediamo che i sistemi che producono alimenti, che sono molto importanti perché producono proprio alimenti, che è la cosa più importante che facciamo sostanzialmente, senza alimenti non potremmo fare nient'altro, in realtà non sono così impattanti come viene spesso detto. Ma iniziamo a dire innanzitutto che i cibi di origine animale rappresentano quasi il 39% delle proteine che sono consumate sulla terra e oltre il 55% degli amminoacidi essenziali e di altri fattori importantissimi per la nostra vita. Per cui non possiamo proprio farne a meno, anzi dovremmo far sì che nei paesi in via di sviluppo vengano consumati di più per motivi etici, soprattutto legati alla salute dei bambini e delle persone della terza età. La sostenibilità delle produzioni avviene fondamentalmente con la maggiore efficienza, perché se io ho dei sistemi efficienti scarto di meno, perciò impatto di meno. Per cui il miglioramento delle tecnologie, il miglioramento genetico, la riduzione di quelle che sono le malattie degli animali, perciò dello scarto degli animali, l'allungamento della vita e in più una migliore comprensione di quelli che sono i sistemi all'aria aperta, plein air, possono consentire di produrre di più consumando di meno ed essere sempre più sostenibili. Dunque, la carne artificiale, detta anche carne coltivata, ma in realtà è diciamo, un modo di dire non corretto, perché è proprio artificiale in quanto viene coltivato del muscolo fuori dal corpo animale, per cui in un ambiente totalmente artificiale, è una modalità industriale per sostituire ciò che invece è un processo naturale che avviene in un'attività agricola. Sotto il profilo della sostenibilità ambientale, gli studi ci dicono che oggi produrre un chilo di carne con un bioreattore da 20.000 litri può impattare da 10 a 50 volte di più rispetto a quella che è l'emissione normalmente registrata per un allevamento bovino. Per cui, per il momento, la carne artificiale non è meno impattante della carne naturale.